dispiace deludervi. Non mi avete fatto fuori. Il preside ha risposto no e il caso è chiuso. Diffamazioni, accuse, mezze verità, offese alla mia persona, arroganza. Io davvero non so più come continuare a fare pressione. Voi trattate la verità coi piedi. Ma qual è la verità? Margherita è una mia studentessa, vero. Di un anno più vecchia di voi, vero. Io insegnavo lo scorso anno nella sua quinta, l'anno della maturità, come lo è questo per voi, vero. Una studentessa mediocre, questa è la verità. Certo, faceva il suo dovere, ma si limitava a quello. Per questo l'ho bocciata. Io solo so quanto ho sperato che si accendesse in lei quella scintilla d'amore per la conoscenza. Con voi non si può parlare. Voi non sapete pensare ad altro che alle vostre idee lubriche, pruriginose da adolescenti del cazzo. Sì, ho detto cazzo per la seconda volta. Siamo solo uno schizzo di merda secca sulla scarpa di Dio e siamo soli, questa è la tragedia. Perché il bicchiere non è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto. Il bicchiere della vita, Cristo santo, di questo che parliamo qui. E di questo che parliamo quando leggiamo Leopardi, Foscolo, Hobbes, Nietzsche, Shakespeare o qualunque altro stronzo abbia sacrificato la propria esistenza per cercare di mettere in fila quattro concetti su foglio di carta per spiegare a voi dementi cosa significhi stare al mondo. Che coglioni, vero? Perché sono un uomo anch'io. Perché non sono solo il vostro insegnante. Non sono soltanto Canetti lo stronzo o Canetti il bastardo. Sono Joseph Canetti. E a volte sono solo Joseph.